Un documento sottoscritto dai consiglieri regionali di centrodestra Piero Aiello, Domenico Tallini e Francesco Galati sconfessa le cifre fornite dal governatore della Calabria, Agazio Loiero, in merito al buco della sanità calabrese. Nel documento si evince infatti come la precedente giunta di centrodestra guidata da Giuseppe Chiaravallotti avrebbe lasciato i conti della sanità in pareggio, presentando al 2004 un disavanzo pari a 543 milioni di euro e che quindi solo durante il governo di centrosinistra la spesa sanitaria si è aumentata a dismisura. Neanche l'advisor ad oggi ha potuto quantificare realmente tale debito e quindi, secondo il parere dei tre consiglieri di minoranza, è giusto che il governo nazionale commissari la sanità calabrese.